Buonasera a tutti, siamo in Piazza della Motta a Varese in questa serata un po' particolare del falò di Sant'Antonio, perché come potete vedere il falò in queste prime immagini che vi mostriamo è molto più piccolo del solito e soprattutto per via delle limitazioni per il Covid non c'è nessuno. Ora, se vedete, i Monelli della Motta stanno continuando a inserire i bigliettini che per tutti i giorni, gli scorsi giorni, sono stati consegnati e che adesso vengono messi all'interno della pira. Se vedete, la piazza è incredibilmente vuota. Chi è stato mai qui in queste serate del falò di Sant'Antonio sa che in questi punti non si muoveva, ma quest'anno il falò sarà in una versione un po' diversa. Ve lo facciamo vedere un po' più da vicino, verrà acceso tra una decina di minuti, non ci sarà la solita processione, ma sarà una cosa molto più ridotta che partirà direttamente dalla chiesa e arriverà al falò. Ve lo facciamo vedere da più vicino. Guarda le candele. Tu hai un minuto? Ok, perché siamo in diretta e ok, ci facciamo raccontare un po' il falò di quest'anno, com'è, come l'avete organizzato. Il falò di quest'anno è diverso, in realtà segreto soltanto per noi. Le vedete quelle candeline? Aspetta che le inquadriamo, sì, si vedono. Quello è il falò di quest'anno. Tra circa 10 minuti soffieremo sulle candeline, diremo buon falò a tutti e smonteremo ogni singolo. Ok. Seriamente no, andiamo fuori. Il falò di quest'anno è diverso. Il falò di quest'anno è come se... Noi, il motivo per cui abbiamo messo su i tavoli, le sedie, la cariola, non so se ci avete fatto caso dall'altra Sì, parte. Siamo partiti prima da là. Perfetto. È perché queste erano le cose che si bruciavano quando c'era la guerra, quando il legno era importante perché serviva per riscaldarsi e quindi non c'era il lusso di poter bruciare della legna buona. E quindi i Monelli erano costretti a rubare questa legna, per cui lungo quella strada c'erano dei negozi, delle botteghe che avevano le persiane di legno. Toglievamo le persiane e le buttavamo nel fuoco, la cariola, la porta è lì perché nel 1942 credo, ma non ne sono sicuro, abbiamo rubato la porta di una latrina, di un bagno pubblico che stava vicino all'osteria di Via Vetera, dove adesso c'è il ristorante, loro avevano un bagno esterno e noi l'abbiamo tirato fuori. Tra l'altro la legge in Manarra che i nostri Monelli levarono quella porta per buttarla nel fuoco, il problema è che dentro c'era, somma delle sfide, un poliziotto seduto. E ha tirato sui calzoni, l'hai seguito. Non ha gradito molto, diciamo. Li hanno presi, portati in questo, li hanno fatto. Vabbè, al di là di quello. La logica è questa, è stato un anno difficile, speriamo che migliorerà, però questo inizio di anno è ugualmente difficile, le notizie di questi giorni lo confermano. È come se fosse un anno di guerra. Questa poi è la retorica di tutti, no? Guerra contro un nemico invisibile, ognuno deve fare la sua parte, quello che volete, però comunque è un anno di difficoltà. E allora abbiamo cercato con questo simbolo, con questo piccolo falò, con questi simboli, di ritornare con lo spirito. Passa, alla fine tutto passa, è difficile, purtroppo questa cosa tocca da vicino molti di noi. Walter era uno di noi, che non risposta a Sì, c'è anche un messaggio dedicato. È dura. Però quello che noi abbiamo pensato è che fosse giusto comunque farlo per un discorso di tradizione da mantenere e da portare avanti, ma soprattutto un messaggio per chi è a casa, per chi può venire qui, perché lo possa vedere. Suoneremo le campane tanto a lungo, forte, perché tutti le possono sentire e possono sentire che comunque c'è il falò di Sant'Antonio. E questo è quello che noi possiamo fare come Monelli della Motta. Ok, diciamo a tutti che adesso tra una decina di minuti alle 10:30 si accenderà. Monsignore accenderà la torcia in chiesa e la porterà qui, dopo che
il dottor Monti, che è il nostro presidente storico, presidente, il sindaco, insieme accenderanno il fuoco. Ok, grazie. Adesso lo facciamo vedere ancora un po' perché si fosse collegato solo adesso e poi ci rivediamo. Grazie. Questo quindi è il falò di Sant'Antonio di quest'anno. Come vedete ci sono sempre forze dell'ordine, vigili del fuoco. L'orario è stato appunto deciso di farlo in questo orario un po' insolito per il falò, perché appunto, come sentivate prima, verrà acceso verso le 10:30, proprio per evitare che le persone fossero invogliate a presentarsi qui e ad assieparsi, come è normale che sia in questi momenti. Se vedete, le persone che ci sono qui sono proprio poche, una scena abbastanza insolita. La cosa che vi possiamo dire è che in questi giorni comunque sono stati tantissimi biglietti che sono stati consegnati. Se qualcuno di voi li avesse inseriti sulle pagine di Varese News, noi li abbiamo già consegnati questa mattina, erano circa 1100 biglietti che sono adesso dentro da qualche parte. E quindi, come vi spiegavano prima, tra qualche minuto all'interno della chiesa si accenderà il cero, dal quale poi verrà accesa qui la pira. No, tranquillo. Marco, se volete riprendere con il signore mentre scende la candela. Forse per carità. Il mio amore. Matteo,
dici tu quando sei troppo attaccato male. Ma no, no. Fabio sta per partire, mancano 2 minuti alla partenza della posizione del nostro signor Panighetti, che vai fuma, porta.
quello certo, poco più consistente, basta anche un piccolo contributo per fare in modo di non dimenticare. Piccola, ma che comunque sta dando un risultato anche scenico molto bello. Credo che sia stato il modo migliore per conservare una tradizione che da centenaria, anche nei momenti peggiori, ha sempre sopravvissuto. I simboli che abbiamo venuto in anche della carriola, che sta adesso anche in maniera molto coreografica bruciando, o delle forze di legno, sono simboli che durante il periodo di guerra hanno caratterizzato Falò. L'attenzione così come è stata, direi estremamente verticale, estremamente brillante, posso pensare che possa essere doppiatrice di un anno fortunato per tutti, speriamo. Grazie. Un po' di cantino fa per me. E poi... E poi...
qualcuno la fermata all'altro. Si rimette in piedi, si rimette in piedi. Si muove il film, è vivo. Ciao, vado ad accendere. Dai, dai. Bello, bello, bello. Ci dicevano che i lapilli sono andati nella direzione giusta. E allora a me ha colpito, nel senso che soprattutto i primi tempi sembravano quasi delle striscioline di carta, sembrava quasi che volesse proprio prendere i desideri e portarli in alto. Su. E quello... Tipo che basta. Se ne parlava prima con un'altra persona, è una questione di fede evidentemente, però che cosa saremmo senza fede, no? Fede in poi un sacco di cose, per l'amor di Dio, fede nella scienza, fede nell'uomo, fede in Sant'Antonio, sì, fede nel fuoco. Però e quest'anno abbiamo bisogno, tutti noi, diciamo, secondo me, ci sentiremmo veramente soli se fossimo in giro per il mondo senza credere in qualcosa. E quindi è importante. Dai, bene, grazie. Continua a girare un po'. Sì. Luisa. Ma poi ci sono stata bene di
Thank you.
Fate una prova, allontanatevi se non è più buono. Vedi che non è che differenza che c'è. Troppo come quando la macchina mi ha riscaldato le macchine. Riscaldate le macchine. Sì, quando fa il riflettore si è messo davanti, si sentiva la differenza. Quando si è messo lui davanti a me qua, minchia che brutto che fa. No, no, basta.
Sindaco, buonasera. Buonasera. Un commento su questo falò molto particolare. Beh, ovviamente è un falò molto diverso dal solito. È un'insegna della solidarietà, del rispetto di tutte le regole, ma andava fatto perché era una tradizione particolarmente sentita dai varesini e soprattutto in questo momento bisognava e bisogna dare una serie di segnali verso una ripresa, ripeto, nel rispetto di tutta quella che è la situazione che stiamo vivendo, ma questa è una tradizione secolare che la città vive ed è un momento in cui attorno a questa festa i cittadini si trovano e si manifestano una serie di sentimenti. Diverse persone che vivono la città, tutte le volte che in occasione di Sant'Antonio arrivano in questi dintorni della Piazza della Motta in occasione del falò, ripensano alle edizioni del passato e ritornano alla mente una serie di emozioni. Man mano che si cresce, che si vivono momenti diversi, è un'occasione veramente molto particolare e sentita ed era giusto farla, purtroppo in questa dimensione, ma le tradizioni devono essere rispettate e grazie ai Monelli della Motta e a tutti coloro che hanno contribuito e a voi dell'informazione che avete trasmesso in maniera virtuale, siamo riusciti a mantenere questa tradizione importante e adesso dobbiamo pensare a uscire da questa tremenda pandemia e il vaccino sicuramente ci aiuterà. Ok, grazie, buona serata. Vai, Marco.